Lino Guanciale è un attore italiano tra i più richiesti negli ultimi tempi, ma pochi sanno che ha avuto anche una parentesi sportiva importante. Nato ad Avezzano, ha giocato nella nazionale Under 16 e Under 19 di rugby. Dopo il diploma al liceo scientifico, si trasferisce a Roma per frequentare la facoltà di lettere e filosofia dell'Università La Sapienza. Successivamente si iscrive all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, dove si diploma nel 2003 e ottiene il premio Gassman. Ora è spesso protagonista di serie TV di successo, ma la sua carriera è partita dal teatro con Romeo e Giulietta, lo spettacolo diretto da Gigi Proietti che inaugura il Silvano Toti Globe Theatre di Roma. In seguito Lino Guanciale collabora anche con Franco Branciaroli, Luca Ronconi, Walter Lemoli, Massimo Popolizio, Claudio Longhi e Michele Placido che, dopo averlo diretto in Fontamara, lo vuole nei panni di Nunzio, uno dei personaggi del film Vallanzasca, Gli Angeli del Male. Parallelamente, dal 2005 l'attore si dedica all'attività di insegnante e divulgatore scientifico teatrale all'università e nelle scuole superiori. Il debutto al cinema per Lino Guanciale arriva nel 2009 con Io, Don Giovanni di Carlo Saura, nei panni di Wolfgang Amadeus Mozart. Ruolo a cui seguono quelli nella prima linea di Renato De Maria, il gioiellino di Andrea Molaioli, il sesso aggiunto di Francesco Antonio Castaldo, il mio domani di Marina Spadai e tu Rome di Clove di Woody Allen. Due anni dopo, nel 2011, arriva anche l'esordio in televisione con le fiction Il segreto dell'acqua e Una grande famiglia, entrambe trasmesse da Rai 1. Il teatro, però, resta il primo amore e tra il 2011 e il 2012 Lino Guanciale è uno dei protagonisti della resistibile ascesa di Arturo Uggi di Bertolt Brecht, per la regia di Claudio Longhi, premiato come miglior spettacolo dell'anno dall'Associazione Nazionale dei Critici Teatrali. Sempre nel 2012 ritroviamo l'attore nel volto di un'altra di Pappi Corsicato, di cui è coprotagonista con Laura Chiatti e Alessandro Preziosi, La scoperta dell'alba di Susanna Nicchiarelli, con Margherita Buei, e L'estate sta finendo di Stefano Tummolini. Poi ancora Fiction Fortunatissime, che contribuiscono a lanciare Lino Guanciale nel panorama televisivo. Dopo Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci, nel 2016 Lino è tra i protagonisti della fortunata serie Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e L'allieva con Alessandra Mastronardi. Nel 2017 recita nella serie poliziesca fantastica La Porta Rossa, diretta da Carmine Elia e trasmessa da Rai 2, e nel 2018 è nel cast del film Arrivano i professor con la regia di Ivan Silvestrini. Lino Guanciale, che è nato il 21 maggio 1979, è alto 180 cm e pesa circa 77 kg, è molto geloso del suo privato. Preferisco non rispondere, ha detto a chi gli chiedeva se fosse ancora single dopo la recente fine della relazione, durata oltre 10 anni, con la collega Antonietta Bello, che abbiamo visto nelle fiction Braccialetti Rossi e Le tre rose di Eva.
Non è dato sapere, dunque, se l'attore abbia già voltato pagina, ma il gossip è sempre allerta con lui. Ammetto che sono diventato dipendente da lavoro. Riguardo alla mia storia, è successo che il lavoro si è preso tutto, ha spiegato confermando la rottura con l'ex. E ancora. Antonietta e io ci siamo lasciati di comune accordo. Abbiamo valutato che fosse la scelta migliore per entrambi. Però, siamo rimasti in ottimi rapporti. Antonietta resta una persona molto importante nella mia vita. È una donna, un'attrice, che stimo moltissimo.